Sono Aldo Moraschi e di solito venendo qua a fare il nostro giro, come quasi tutte le domeniche, erano domenica calda e abbiamo deciso di drenarsi un po' nella sabbia per prendere un po' di sole e poi eventualmente fare anche il bagnetto. E niente, scendendo lì all'Ansa, ho messo giù la stoietta per prendere il sole. Mi sono guardato sulla mia destra e ho trovato un cadavere. Allora, niente, ho chiamato il mio amico, mi ha detto, ma non dire delle cretinate. È venuto là, fa sì, è un cadavere. Abbiamo chiamato i carabinieri e i carabinieri sono intervenuti velocemente e boh, poi c'è stato tutto il procedimento, la scientifica e poi il recupero del cadavere e boh, è andato a finire così. In che punto esatto è, signor In Moraschi? punto dove c'è questo palo avanti a 10 metri. Lì c'era l'ansa, era asciutta, era lei che sembrava seduta, non si vedevano né gambe né niente. E dopodiché al recupero ho sentito che le gambe non c'erano, c'era solo il tronco, il maglione, le braccia, che tra l'altro una mancava, non si vedeva, l'altro si vedeva l'osso senza mani. E niente, poi al recupero le gambe non c'erano, Dopo non quanto si sa. tempo che è sparita? Non so se sono 16 mesi o che, sentendo, non so di preciso, quasi 2 anni, quasi 2 anni. È sparita da Gambolò e è stata trovata qua, che linea d'aria ci saranno 7-8 chilometri. Grazie. Era tutto Prego. asciutto. E niente, la barca era asciutta, l'abbiamo portato là per agevolare le forze dell'ordine per spostarsi a andare a vedere sto cadavere lì e fare tutto quello che hanno fatto. I suoi accertamenti e basta. Poi